Asia Argento e Corona si sarebbero lasciati, è giallo sul presunto contratto. La relazione sarebbe già giunta al capolinea. Intanto è mistero sul presunto contratto da 100.000 euro per inscenare la love story. Ieri, giovedì 22 novembre, Alberto Dandolo su Dagospia ha lanciato una clamorosa indiscrezione, secondo cui dietro la relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona ci sarebbe un accordo da 100.000 euro. Il giornalista sostiene che sarebbe stato l'ex re dei paparazzi ad avanzare questa proposta all'attrice romana. Ad ogni modo, al momento intorno a questo presunto contratto aleggia ancora un certo mistero, video. Ad esempio, pare che una fonte piuttosto attendibile e molto vicina ad Asia Argento, abbia smentito l'esistenza di qualsiasi intesa economica, sottolineando come l'artista sia stata sempre all'oscuro di qualsiasi eventuale operazione di marketing. Anzi, sembra proprio che ieri sera, dopo aver appreso del rumor diffuso da Dagospia, l'attrice, profondamente contrariata, abbia deciso di dire addio a Corona. Lo sfogo di Asia Argento, la mia vita sessuale inventata da altri. In attesa di capire se davvero ci sia mai stato un contratto da 100.000 euro dietro la love story tra Fabrizio Corona e Asia Argento, pare che quest'ultima abbia deciso di interrompere la frequentazione anche e soprattutto per altri motivi. L'attrice, infatti, non avrebbe gradito le esternazioni dell'imprenditore in merito alla loro intimità. Inoltre pare che gran parte delle rivelazioni di Corona non fossero del tutto veritiere. La conferma del malumore della figlia di Dario Argento è arrivata dalla diretta interessata che, intervistata a Rai Radio 2, ha rivelato: "Alla mia vita darei il titolo del film The Truman Show. Io pensavo di vivere una vita, invece tutti mi guardano dal televisore, anche la mia vita sessuale è inventata da altri". Soprattutto la parte finale delle dichiarazioni risuona come una sorta di frecciatina nei confronti di Fabrizio Corona. A questo punto, resta da capire se e quale sarà la replica dell'ex marito di Nina Morick. Il contenuto del presunto contratto da 100.000 euro. La rubrica Milanospia di Dagospia ha lasciato chiaramente intendere che, dietro il flirt Argento-Corona, ci sarebbe un accordo economico. Con un pizzico di pungente ironia, nell'articolo si legge che l'imprenditore avrebbe assunto una nuova dipendente, menzionando proprio l'attrice. Subito dopo vengono riportate le cifre della presunta intesa, che ammonterebbero a circa 100.000 euro. Il contratto, inoltre, conterrebbe le varie fasi della relazione, l'innamoramento tra i due, accompagnato da interviste e foto esclusive, la presentazione delle rispettive famiglie, con Corona che avrebbe fatto conoscere all'Argento il figlio Carlos, e lei che avrebbe organizzato un incontro tra il nuovo fidanzato, la figlia Anna Lu e il padre Dario Argento. A questo punto sarebbe dovuto entrare in scena Morgan, ex compagno di Asia Argento e papà di Anna Lu, che avrebbe dovuto rilasciare delle interviste per manifestare la sua rabbia. Successivamente si sarebbe aperta la fase della crisi, con l'ex re dei paparazzi che si sarebbe riavvicinato ad una ex fiamma, mettendo in discussione il rapporto con Asia Argento, video. Infine la rottura definitiva, con l'attrice che, per superare il suo periodo delicato, sarebbe approdata all'Isola dei Famosi, mentre Corona si sarebbe presentato in studio per invocare il suo perdono.